Giunto alla 64esima edizione, il Premio Nazionale di Pittura Città di Pizzo ha aperto i battenti al Museo della Tonnara, dove le opere rimarranno esposte fino al prossimo 10 agosto. Particolare interessante che caratterizza questa edizione sono le opere del noto scultore Michele Zappino, che rimarranno esposte insieme ai tanti quadri dei numerosi pittori che hanno partecipato al premio e che sono stati selezionati e segnalati dalla giuria presieduta da Maria Angela Parini. Un premio che, come sempre, raccoglie importanti artisti ed è un appuntamento al quale non si può mancare. Da 9 anni abbiamo costituito un'associazione per continuare il suo prezioso lavoro e lasciare questo patrimonio alla città napitina, perché è un premio a cui hanno partecipato degli autorevoli artisti in campo internazionale. Parliamo di Savelli, parliamo di Enotrio, parliamo di Omiccioli. Ma serve anche per gli artisti locali, è una vetrina, è un'opportunità per gli artisti locali di presentare le loro opere e quindi anche di poter aspirare a una carriera artistica e quindi entrare, diciamo, fare un salto di qualità in altri contesti artistici di livello sicuramente superiore al nostro. Così come voluto dall'associazione costituita per curare, come puntualmente avviene ormai da 9 anni, l'organizzazione, il premio è intitolato alla memoria di Diana Musolino, storica sindaco di Pizzo, una delle prime sindaco donne in Italia, che ha ideato il premio, che è tra i più longevi in Calabria. Nel nome di Diana Musolino, questo è il premio più antico che c'è in Calabria. Credo di sì, poi sono 64 anni e credo che nel suo genere non ci siano altre iniziative analoghe. Rimane la possibilità attraverso questo premio ricordare una donna che è stata un modello di vita politica e sociale in Calabria. Ma il premio ricorda la donna, ma la donna ha fondato